Ed eccoci di nuovo in studio, stiamo raccontando La Porta delle Farfalle, questo nuovo progetto del mecenate Antonio Presti che è stata inaugurata proprio stamattina. C'è anche un pezzo di questa porta che abbiamo qua in studio con Anna Cavallotto, libraio referente che ha coordinato un po' anche il progetto che riguarda la donazione di oltre 1.000 libri a questi ragazzi di Librino. Come siete riusciti a raccogliere e a fare quella rete? Intanto è chiaro che l'inizio l'ha dato Antonio che da tanti anni conosco, con cui abbiamo sempre collaborato ai tempi della Porta della Bellezza, mi ricordo bellissime feste della luce che lui fece. E quindi quando mi ha detto già mesi fa, mi disse le librerie voglio coinvolgerle, vorrei fare un qualcosa perché anche la Porta della Conoscenza che è bellissima è proprio un tempio le cui colonne sono formate da libri, libri che hanno alla base della conoscenza. E allora subito io ho aderito, mi è piaciuta tantissima l'idea, ho coinvolto tutti i colleghi, sia librai che editori del territorio, che prontamente hanno risposto in maniera generosa, tanto che oggi io ipotizzavo 200-300 libri, invece siamo riusciti a raccogliere più di 1.000 libri, quasi 1.400, che abbiamo donato oggi. È stato bellissimo vedere tutte le persone che timidamente si avvicinavano perché pensavano, alcuni dicevano, ma c'è un ticket da pagare? C'è qualcosa? Noi dicevamo no, no, prendete, quindi bellissimo. Ho visto una ragazzina che si è preso il cacciatore di aquilone e lo guardava, lo girava, diceva ma che fa, lo posso prendere? Gli ho detto ma certo che lo puoi prendere, soprattutto se tu lo vuoi, è una cosa bellissima. E quindi siamo stati contenti, siamo contenti di partecipare perché paradossalmente in questa comunità ci sono probabilmente molti più giovani che in tanti altri quartieri. E i giovani lo sappiamo, il futuro, sono il futuro e come ha detto Antonio, purtroppo oggi magari ecco, si legge un po' meno, c'è cioè una minore attenzione perché si sa sui libri, la conoscenza è quello che può portare a un miglioramento sia della propria vita, ma di conseguenza di tutta la I società. concetti su cui lui insisteva erano appunto questo della bellezza, dalla porta della bellezza e quello della sapienza, che passa ovviamente attraverso i libri che oggi forse per i ragazzi di una certa età sono quasi degli oggetti sconosciuti, quindi poterli anche toccare con le mani, portarli a casa, ecco, è un passo avanti. È un passo avanti, ma comunque i ragazzi oggi leggono, magari leggono cose diverse, però è importante, importante perché la conoscenza, Antonio ha fatto un'opera meravigliosa, ci ha creduto e ha saputo trasmettere questo suo entusiasmo, questo suo anche ottimismo in fondo, perché lui ci crede, quindi è stato bellissimo oggi. E adesso vi vogliamo fare vedere un po' il dietro le quinte di quello che c'è dietro l'inaugurazione di oggi, così piccole spigolature del grande lavoro di questi laboratori che hanno coinvolto centinaia e migliaia di studenti nelle scuole di Librino, ma come abbiamo sentito non solo, e che hanno portato poi oggi a questa presentazione. Vediamo questa piccola clip. Ecco, abbiamo visto laboratori di musica, laboratori di terracotta, tanti bambini, forse c'erano anche i figli delle mamme che sono adesso con Adelaide, o forse no, ma sono insomma tutti bimbi di Librino. Adelaide. Eh sì, avete citato il libro Il cacciatore di aquiloni. Abbiamo proprio qui la ragazza che lo ha preso e a quanto pare è una divoratrice di libri. Si chiama Roberta. Sì, appunto, ero molto contenta di questa iniziativa per quanto riguarda i libri. Sono molto contenta perché a Librino soprattutto la cultura è una cosa fondamentale. Sia
spesso da altre scuole, soprattutto di quartieri magari un po' più agiati. Viene detto che Librino è un quartiere prettamente ignorante e anche pericoloso. Quello che io cerco sempre di trasmettere, perché io ho fatto tutti i miei studi qua, è che Librino non è per niente quello che all'occhio sociale può sembrare, ma bensì è un posto meraviglioso e grazie ad Antonio si sta arricchendo sempre di più di meraviglie e di bellezza. Grazie Roberta, e qui abbiamo due mamme, abbiamo Agata, la mamma social, e poi abbiamo Katia, allora la mamma sarta, ecco, loro si definiscono così. Katia, questo coinvolgimento cosa vi lascia? Un'idea di futuro diversa, un impegno, un desiderio di impegnarsi anche dopo, perché questa è la giornata della festa, del godersi il lavoro già svolto, ma da qui bisogna anche ripartire, bisogna continuare questo lavoro da fare anche con i vostri figli. Questo è un nuovo inizio per Librino, però io l'ho già detto stamattina, è un bagliore di luce, di speranza che comunque parte da Catania, perché Librino è Catania. Già abbiamo dimostrato nel quartiere Librino che la Porta della Bellezza si è mantenuta, l'abbiamo protetta e continueremo a farlo con la Porta della Conoscenza e la Porta delle Farfalle. Noi siamo grati ad Antonio per questo regalo, è una struttura di 1,5 km a basso rilievo, è un'opera d'arte a basso rilievo più grande al mondo, quindi è di un'importanza. Librino ha bisogno di bellezza, ma ha anche bisogno di altro. Librino ha bisogno di tanto, tanto. Antonio ha fatto il suo, adesso chi è competente faccia altro. Katia, qual è stata la vostra esperienza di mamme e di figlie per certi versi? Allora, l'esperienza è stata un'esperienza bellissima in cui Antonio appunto ha coinvolto tutti noi in prima persona, con i nostri bambini, anche i bambini più piccoli, i bambini della materna, proprio che hanno poca manualità con l'argilla, ma che è stata un'esperienza bellissima anche per loro. Io vorrei soltanto che la Porta della Conoscenza porterebbe a Librino la vera conoscenza di che è Librino, cioè un gioco di parole, però proprio per non essere etichettati. E vorrei che questa conoscenza fa conoscere il Librino, un nuovo Librino, diciamo così, un nuovo Librino. Ecco, queste Antonio... attività che, in cui sono stati impegnati i bambini, voi vedete poi un atteggiamento diverso a casa, in famiglia? No, perché loro ne parlano, almeno i miei figli ne parlano, appunto sono contenti e dicono sempre grazie Antonio, quando lo incontrano a scuola Antonio è presentissimo anche all'uscita, all'entrata, quindi lo abbracciano, loro vedono come Antonio la persona che ha dato una cosa bella al Librino, una cosa da curare e che sarà penso eterna per chi verrà, passerà, è una cosa che rimarrà come è rimasta la Porta della Bellezza. Ecco. Vedi Lorena, loro non sopportano gli stereotipi. Sì, e come diceva lei, speriamo che duri per sempre, questo è tocca anche a voi abitanti di Librino prendersene cura, questo avere cura a cui faceva riferimento anche l'arcivescovo di Catania che ha dato i suoi saluti oggi, prendersi cura delle piccole cose, dei viali, delle piante, ma anche soprattutto di questa grande opera. Saluto tutti i tuoi ospiti, Adelaide e anche la ragazza che è una perfetta ambasciatrice grazie di mille. Librino e grazie ad Adelaide Barbagallo che ha seguito per noi oggi tutta la festa. Aspettiamo tutti qua a Librino. D'accordo, a presto. Allora. Sì, grazie Lorena, ti restituisco la linea, un saluto particolare anche alle insegnanti che ci avevano aspettato, che volevano dare il loro piccolissimo contributo perché, come ha sottolineato anche poco fa Antonio Presti, sono state coinvolte anche scuole di altre città, sì. Tutta la Sicilia per certi versi è stata coinvolta nella realizzare queste formelle. Perfetto. Quindi un grazie a chi ci ha seguito fin qua. Grazie ancora a tutti, grazie ad Anna Cavallotto che ha curato appunto il progetto per i libri e grazie anche a voi che ci seguite da casa. Un buon pomeriggio.